Fanciulle, sono andata a lavoro. Ok, come potete notare, sta di nuovo nevicando barra piovendo. Col pettone di mia mamma, il riso che abbiamo fatto, arrosto di mia mamma e birra del calendario dell'avvento. Buon appetito! Fanciulle, sono andata a lavoro e sono anche già tornata. Mamma mia, che stanchezza, porca miseria. Stavo a prendere le finestre, aspetto Marco, nel frattempo mi metto a cucinare. Sono passata pure a fare la spesa. Scusate, ma mi devo un attimo ripigliare, infatti non ho mai fatto mezzo vlog. Però, già che ci sono, ne approfitto e vi metto qua in bella vista. Aspettate un attimo. Vi volevo far vedere... Mamma mia, che caldo, raga. Non guardate come sono vestita, perché sono proprio vestita alla cavolo oggi. Volevo farvi vedere quello che ho comprato. Allora, intanto sono un genio della lampada, perché ho preso questi qua della Coop, che sono le calze, quelle da 140 denari. Peccato che ho preso la taglia 5, ma serve la taglia 2. Quindi dopo scendo e la faccio assolutamente cambiare, perché sono un genio proprio. Poi, pambauletto. Ho fatto solamente poche compere, perché poi dopo scendo per bene e vado al supermercato. Ho trovato questo scontato della Calvé. Mi sono presa anche lo yogurt, questo qui. Dopo mi mangio. La quinoa, che voglio farmi adesso, latte, così ce l'ho per domani, e mi sono presa questi due avocadi, che erano gli unici che mi sembravano papabili per poterli mangiare oggi, però boh, non lo so. Poi, dal fruttivendolo mi sono presa un po' di pomodorini e una zucca intera, questa qua. Solo questa l'ho pagata 3,10. Infatti super conveniente alla fine, comunque non lo so, in realtà non so scegliere molto bene, però mi sembrava decente, ecco. Non so neanche come appoggiarvi onestamente, però ho deciso di mettervi oggi qua sopra in fondo alla caffettiera. Niente, ho deciso di fare appunto i semi di quinoa che non facciamo da un sacco di tempo e niente, qua c'è scritto lavare accuratamente il prodotto e cuocere in acqua per circa 15-20 minuti. Va bene, la forza. No, anche io vado a fare, vi giuro. Allora. Allora, so che alla vista fa un po' schifo, ma vi giuro che è deliziosa. Ho fatto la quinoa con avocado e pomodorini, ho messo un filo di olio e sale e niente. Lo lascio raffreddare un po', anche se a me piace mangiarlo caldo, così almeno quando arriva Marco anche lui ha la pappa pronta. Fanciulli, allora, ho finito di mangiare. Mamma mia. Madonna. Mamma mia. Veramente. Ma proprio stanchissimo. E che freddo che fa, nonostante abbia acceso i termos. Fa freddissimo. Ieri abbiamo visto abbiamo finito ufficialmente la casa di carta. E nulla, insomma, quindi è stato un finale che non voglio spoilerare, non voglio dire niente, quindi me ne sto zitta, però è stata dura accettare che è finita. Sì.
Fanciulli, buongiorno. Oggi è martedì 7 dicembre. Niente, io sono già arrivata al lavoro. Scusatemi, stamattina ho fatto un po' tardi, infatti adesso vado su. E niente, vado. Mamma mia che freddo che fa. Mamma mia, stamattina, cioè la macchina era a meno 3. Eccomi qua, buongiorno. Io sono uccisa. Veramente sono un po' morta. Finisce abbastanza tardino per i tamponi. Ho avuto proprio un problema. Vabbè, a parte questo, a parte la polvere che c'è, che vedete in primo piano della mia macchina. Adesso vado a casa, mangio. Dovrei fare la spesa se riesco. Vediamo, non lo so, non penso. E oggi pomeriggio praticamente vado in una soffieria a prendere delle palline di Natale. Con Marco, mi sa che devo andare a prelevare, che non so neanche quanti soldi ho. Io purtroppo non giro mai con i contanti. E niente, mi aspetto un bel viaggettino. Poi dopo lo devo andare appunto a prendere a lavoro. Andiamo a questa soffieria e poi ci facciamo un giro a Monza. Vediamo che cosa combino. Se magari riesco a registrarvi qualcosa di simpatico che facciamo. Questa è la situazione neve, cioè, mamma mia. Buongiorno e buon 8 dicembre. Mi sto facendo la pasta sempre col pomodorini avocado, viva la fantasia. Però dato che avevamo preso un altro avocado che mi è pure caduto per terra, ho cercato di recuperarlo perché era già mezzo maturo, mi sono fatta il preparato per fare appunto la pasta e ho fatto insomma le queste qua. Le conchigliette, 11 minuti ed è pronta, già preposta col timer di Alexa. E l'unica cosa è che appunto la faccio qua, perché poi dopo trasferisco la pasta qua dentro, io me ne mangio un po' e lascio la schiscetta a Marco, così quando arriva se la può scaldare, se la può mangiare così fredda come vuole, insomma. Io in realtà ho fatto merenda con una piadina, ma vabbè, tralasciamo questa cosa, e uno yogurt, perché speravo di aspettarlo prima di andare a lavoro, perché oggi vado a fare i tamponi dalle 16 fino alle 21.30, quindi adesso sono le 2 meno un quarto. Io vi ho appena caricato un video, e in realtà oggi ho anche registrato un daily vlog. Vado anche beautiful e prima di andare a lavoro, poi mi prendo il caffè prima di andare via e poi vado, perché adesso sto riprendendo di nuovo a nevicare, perché probabilmente non ve le ho fatti vedere, però le clip, perché sicuramente le metterò nel vlog principale, ma prenderò qualcosina insomma di questa giornata di oggi, che è l'8, l'Immacolata. E praticamente ci siamo svegliati con la neve, quindi vabbè. E niente, insomma, a parte questo, io faccio questi pranzetti molto rapidi. Stamattina ho sistemato solo casa, in realtà non è che abbia fatto chissà cosa. Ok, come potete notare, sta di nuovo nevicando / piovendo, vabbè. Però meno male che da una parte, perché se attacca la neve io stasera sono fregata quando torno alle 10. Ora niente, io sono appena arrivata a lavoro, sono ancora in macchina e devo spegnere questi tergicristalli. Mamma mia, comunque sono alla fine in anticipo, perché pensavo di trovare un casino per strada, perché la neve sta iniziando ad attaccare. E comunque verso tipo fra 5-6 minuti vado, perché così almeno faccio mi cambio, preparo le cose eccetera. Perché attacco alle 16, però almeno vado in bagno, perché mi scappa di nuovo la pipì, cioè è assurdo sto freddo come mi stimoli, veramente assurda sta cosa. E vabbè, niente, non so neanche con chi sono in turno, anzi adesso mi guardo i turni. Ci vediamo stasera, se sono ancora viva.
Allora, sono quasi le 10 e io sto cucinando in realtà per Marco. Gli ho fatto il riso nel rice cooker, che noi abbiamo questo qui di Casanova che gli avevano regalato praticamente i miei. E poi le cotolette che ci ha fatto mia mamma. E niente, così gli lascio questo. Io però adesso mi devo andare anche a preparare perché, come potete vedere, è tardi. Se vado a spegnere anche queste. Ok, allora io sono pronta, mi sono vestita, pettinata, cioè i capelli terribili oggi, però dato che li ho lavati l'altro ieri, in teoria li dovrei lavare oggi ma non mi metto a lavare adesso i capelli, ho messo questo eyeliner di Fenty Beauty, nuovo, che è bellissimo, bello, 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 mi piace veramente troppo troppo, e aspettate che vi faccio vedere il total look dall'altra parte, va? Ok. E niente, io ultimamente sapete che a me piace tantissimo utilizzare l'eyeliner più del mascara, anche se in realtà ho anche un po' su di mascara, e felpa semplice, pantaloni classici che sono dei leggings, una sorta di tuta morbida da lavoro. E niente, vado a Milano, mangio, sistemo alcune cose a Milano e poi vado, cioè poi vado a lavoro. E rieccomi nel mio ascensore. Niente, vado da mia mamma, mangio e poi vado a lavoro. Io sono a prendere la metro, che adesso vado e nulla. Ma vabbè ragazzi, non ci posso credere, buongiorno. E niente, io ho finito di lavorare, ma Gesù bambino, devo recuperare la macchina e niente. Ok fanciulli, sono in macchina, niente, diluvia qua, cioè adesso piove, boh, io veramente, piove e nevica, da una parte meglio perché almeno non attacca la neve, ma mi devo muovere per andare su, sono anche pure stanca, ma vabbè. Comunque, che vi volevo dire? Niente. Adesso sono... Ho finito. E me ne torno a casa, che devo fare un po' di robe. Fanciulli, allora, io mi sono anche già cambiata. Ho mangiucchiato qualcosa, però in realtà sto aspettando Marco. Nel frattempo c'è Beautiful. Però colgo l'occasione per farvi vedere qua una cosa. Allora, spero che si riesca a vedere qualcosina. Però adesso giro la videocamera e vi faccio vedere che cosa mi sono presa. Allora, mi sono presa questa tuta... Scusate. Mi sono presa questa tuta qui, ok? E il problema, sapete qual è? È che io ho preso una S come una bravissima deficiente. E allora, forse qua non si vede, ma è una S, giuro. Ed è enorme, cioè... È una S che veste veramente troppo grande. E questa qua invece è una XS. È una XS, però è comunque veste oversize, diciamo così. Questa va bene. Invece questa ho già fatto il reso. Praticamente se voi cliccate su Google reso Oceans Apart, perché questo qui è il marchio appunto di Oceans Apart, viene fuori il foglio, mettete il codice della vostra spedizione, inserite il, insomma, quello che volete far cambiare oppure farvi rimborsare, cioè se volete proprio fare il reso con un rimborso oppure semplicemente un cambio. Quindi questi qui assolutamente saranno da far cambiare, però lo faccio la settimana prossima perché ho il pacco di là, cioè nel senso che volevo mandarlo col pacco originale e ce l'ho di là. Invece questo qui assolutamente me lo tengo. L'ultimo calendario, è l'ultimo calendario, wow! All'acido ialuronico. Ok, vai, tocca a te. Siamo un po' indietro con i giorni. Cucina indiana. Paleale. Belgio. Va bene. E una. 8.
Così forse si vede. Olanda. Dove l'hai letto? No, c'è scritto Francia. Importato. Ah. Ah. No, non lo so, forse. Boh. Dopo leggiamo su... Sì. Vai. 9. Lì. Posso aprire io il 10? Sì. Oddio, questa è mia. Da dove viene? No, vabbè, a me quelle fruttate, sai che non l'avrei mai detto? Prodotta in Spagna, Madrid. Questa è una cerveza. Oh, oddio, che fatica. Oggi è il 10, no? Mm-hmm. Oh. Lattina. C'è solo il packaging, mi piace. The Rebel, no problems. Passion fruit. Questo è un altro di quelle birre tipo... Tua. Tu, mia. No, ma è veramente del frutto della passione, adesso a parte gli scherzi. Questo viene dal Regno Unito, sicuro, sì. Niente, fanciulli, con questo mio aspetto terribile, io penso che chiuderò il weekly vlogmas. Spero tanto che vi sia piaciuto, a parte i miei capelli terribili, oddio, così sembra che ho i capelli cortissimi. E niente, dai, a parte questo, io mi sono vista la serie di Chiara Ferragni, perché oggi avevo finito presto di lavorare e ho iniziato ieri a vederlo che era il 9, oggi che è il 10 l'ho conclusa. E bella, molto carina e simpatica, devo essere sincera, alla fine molto stile vlog, quindi insomma una cosa che io mi vedo anche volentieri, sicuramente. E basta.